Alle nostre spalle una nuova soddisfazione, il nuovo figlio della Tarchini Group. Esatto, il nuovo figlio, cioè il nuovo ampliamento del Foxtown, e vedete una filosofia completamente differente dal Foxtown tradizionale. Sicuramente dovremo fare un make-up anche della prima ala del Foxtown, visto che il cliente quando accede a questa ala si accorge che il tempo è passato. Ala nuova uguale nuovi posti di lavoro. Nuovi posti di lavoro, senz'altro. Adesso, oggi sono aperti circa 20 negozi, altri 15 negozi seguiranno nei prossimi mesi, dunque stiamo parlando di circa un 200 posti di lavoro. In totale oggi al Foxtown e Casino sono circa 1450 posti di lavoro, dunque arriveremo a circa 1550 posti di lavoro. Continuando a parlare di questa nuova ala, design affidato a Mario Botta, una amicizia vostra che va avanti da tanti anni. Con Mario Botta è sorta un'amicizia e una collaborazione a lungo termine. Come stanno andando le cose al Foxtown nel post-pandemia? Post-pandemia stanno andando bene, diciamo siamo quasi al pre-pandemia. Quello che mancano, dicevo prima, mancano i clienti asiatici. Clienti asiatici che purtroppo non possono ancora visitare, e quello ci mancano e influiscono anche sulle cifre d'affari, perché clienti asiatici sono i big spender, cioè dunque è un cliente che acquista molto. I prossimi 3 giorni saranno 3 giorni di festeggiamenti. Che cosa aspetterà a chi verrà qui a trovarvi? Questa è molto importante, ottima domanda. Il cliente troverà diverse prima di tutto una ruota della fortuna con dei premi molto interessanti, troverà anche un mega pianoforte dove la gente può ballare sul pianoforte, e altre attività tipo il mago che fa dei disegni per i bambini o che personalizza delle magliette, cioè, insomma diverse attrattive molto molto interessanti per tutti. A che cosa si è ispirato per realizzare quest'opera d'arte? L'ispirazione è arrivata direttamente dai materiali, cioè la volontà di recuperare una struttura obsoleta che era il risultato e la conseguenza di una tragedia. La tempesta Vaia aveva buttato al suolo 100.000 alberi, e allora questi alberi che giacevano al suolo abbiamo pensato di recuperarli con delle centine, come se fosse una nave rovesciata, e quindi farli diventare parte dell'idea del commercio, dargli una nuova dignità